wonder, can I make you mine? Bow, 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 bow. Oh, hey, hey, what do you say? Looks like it's gonna be a very fine day. Eravamo quattro amiconi inseparabili in quegli ultimi mesi di scuola. Stanley, Chico, Wimpy ed io, Arturo Fonzarelli, detto Fonzi. Ripetevamo quella classe per la sesta volta perché più che la grammatica ci piacevano le pupe. Per noi giuggioloni quei giorni erano sempre happy days, allegri, spensierati. Bader? Sì? Bender? Mm-hmm. Cohen? Assente. Di Marco? Sì? Exing? Sì. Friedman? Sì. Hoffman? Sì. Jacobs? Presente. Cutter? Sì. Lorraine? Sì. Malincan? Malincanica. Machin George? Presente. Murgalo? Eccomi. Rosiello? Sto qui. Tyrell? Sì, ci sono. Fonzarelli? Sono tutto tuo, bellezza, tutto per te. Iacmanelli? Sì. Abbiamo una nuova allieva trasferita nella nostra classe oggi. Si chiama Jane Bradshaw. Vogliamo darle un salutino? Ora basta, ragazzi. Preparatevi al tema in classe. Tema in classe che verterà sull'educazione sessuale nelle scuole. Pro e contro. Silenzio! Cohen, sei in ritardo. No, non lo sono, signora Malina. Mi ha bloccato il boss. Dice che le vuole parlare subito. Oh, va bene, ragazzi. Devo andare dal preside. Nel frattempo, Cohen vi darà i fogli per il tema. Mi raccomando, non fate gli spiritosi scrivendo parolacce o, quel che è peggio, riempiendo i fogli di disegni pornografici. Ricordate, l'educazione sessuale non va presa sotto gamba. In mezzo sì, però. Chi non ama il sesso è un fesso. Arriva! Dove sta il mio gesso, Cohen? Perché non dà un'occhiata nel cassetto, signora Malina? Là può darsi che lo trovi. Stanley, Rosiello, Murgalo, Tyrell, vi separerò voi tre per il vostro bene. Rosiello, vieni a sederti qui di fronte a me. Murgalo, tu nell'ultima fila vicino alla lavagna. Dove è finito Tyrell? Sono qui. Tu resta lì. Ok, grazie. Per favore, Rosiello. Sì. Vieni subito qui, Rosiello. Vi terrò separati, come si fa coi bambini capricciosi, maleducati e un poco ottusi. Sono stata chiara?